Beh, salve a tutti ragazzi, anche oggi vi porto una deck profile. Quest'oggi parliamo dei gloriosissimi DDD, ragazzi, un mazzo che tutti pensavano fosse morto e sepolto con l'arrivo dei Link. Lo pensavo anch'io che fosse un mazzo morto e sepolto e che si potevano bruciare tutte le carte di DD in un bidone, ma mi sbagliavo. E potrebbe anche essere che con la nuova banlist questo mazzo possa tornare relativamente buonino, almeno un tier 2. Se il tier 0 del nuovo formato diventa Pendulum Magician, ci si può pensare. Comunque, bando alle ciance, cominciamo. Allora, cominciamo. Ho fatto delle piccole pile per avere qualcosa di cui parlare mentre vi faccio vedere le carte. Cominciamo con le solite carte standard che ci sono in ogni lista di DD, sono sempre quelle, insomma, sono il core del mazzo, quindi abbiamo Thresvill the Slime. Abbiamo 3 Necroslime, abbiamo ovviamente 3 Ragnarok, 3 Lamia e 3 Kepler che ci cercano praticamente tutto il mazzo. Poi andiamo alle tech, le carte un pelino meno giocate in questi mazzi. Soltanto 2 Copernicus perché gioco anche una sepoltura shock, praticamente Copernicus è un foolish burial con i piedi, quindi basta in 2 per tranquillamente. Un Armageddon King perché è una win condition alternativa, può capitare che ogni tanto si riesce a fargli partire l'effetto. Leonidas perché mi serve un 7, vi farò vedere fra 2 secondi perché mi serve un 7 nel mazzo. E contro un Barn, se riesci a calarlo per terra, praticamente hai vinto di default. O anche contro un Trickster che gioca per la versione un po' più burnosa del mazzo e non la versione di Kaladesh Reincarnation, un draw l'hai perso. Un Baphomet, questa carta chiunque la vede chiude il video in questo momento, ma a me piace avere l'opzione di andare in questo tizio con la mia normal. Vedere cosa mi è rimasto sul terreno quando ho finito tutte le mie special, cambiare il suo livello, cambiare il livello di quello che è rimasto e poter fare l'ultima giocata per chiudere il turno. In 1x non dice niente, in un mazzo buildato come l'ho buildato io, poi dritto insomma. 2 Ululati Notturni, altra carta che nessuno gioca nei DDD, a me piace tantissimo. Allora, se la vedete all'inizio, in 1x, all'inizio della partita torna comunque buona. Perché, vabbè, immagino che sappiate l'effetto, ma se non lo sapete, quando viene evocata normal, non special, quindi notate bene, deve essere evocata normal, targettate un mostro DD nel cimitero, lo evocate specialmente. Non potete evocare special altri mostri per il resto del turno se non demoni, quindi ricordatevi bene il per il resto del turno. Il mostro evocato arriva ad attacco e difesa 0, però ha ancora il suo effetto, anche questa è una cosa da tener conto. E se viene distrutto il mostro che ci evochiamo spesso subiamo 1000 danni, ma noi non ci interessa di niente, anche perché lo facciamo nel nostro turno. Molto difficile che ce lo spaccano nel nostro turno, a meno che non gli fanno proprio una ghost sopra di cattiveria infinita e immensa. E lui è un tuner livello 3 che ci serve per allungare le giocate del mazzo. E per avere qualche possibilità, metti caso che lo peschi secondo turno di top deck, fai bam così e ti puoi far subito un sincro livello 10 senza pensarci tanto. Poi, e se non si fosse capito, lui è il motivo per cui gioco quel Leonidas in 1x. Ecco. Poi, 2 DD Fantasma, carta favolosa, piace un sacco. Ha 2 effetti che non sono neanche limitati a una volta per turno, se non sbaglio. Quando viene mandata al cimitero, se c'è un'altra carta di DD, possiamo mandarci una carta con lo stesso nome dal deck al cimitero, tranne DD Ghost. Quindi serve per rendersi il cimitero un po' più ciccione, allungare le giocate del mazzo. Se viene rimossa, possiamo targettare un'altra carta che sta nella pila delle rimosse e rimetterla nel cimitero, che è utilissimo in questo deck, perché quando andiamo a fare le giocate di primo turno ci rimuoviamo praticamente il 90% dei mostri che stanno nel cimitero. Orthos in 1x perché spaccare magie, trappola o un pendulum scale, oppure anche solo il fatto che ci possiamo togliere dalle balle un contratto che sennò ci farebbe 1000 il turno dopo torna sempre comodo. E 2 per solo di Thomas perché lui ci va in combo specialmente bene
Dunking Armageddon quando è nella zona Pendulum, quindi c'hai lui, spacchi, ti evochi un'altra copia di lui e vai avanti così, ecco. Basta in 2x. Se proprio lo volete vedere spesso e lo volete giocare in 3x, vi basta togliere lui e giocate in 3x Thomas, però non vi cambia sinceramente la vita. Poi andiamo con le magie. Magie, come ho detto, gioco un Fury Spurial, un 1x1, tre barati perché abbiamo un sacco di target nel mazzo su cui fare un trading, quindi non è mai morta questa carta. Tre fascini perché ogni mostro di questo mazzo è un mostro oscurità e quando si ha nella mano un doppione di una carta possiamo bandirla tranquillamente a occhi chiusi, perché tanto ce ne serve solo in 1x. La maggior parte del tempo vi basta 1x di ogni copia di una carta per fare le combo più sgrave del mazzo, quindi potete tranquillamente bandire senza pensarci tanto. Due contratto oscuro con il re delle paludi, perché questa carta, se non vedete Necroslime, se non vedete il nostro caro amico Necroslime nella mano iniziale, perlomeno potete comunque fare la prima giocata di fusione dal cimitero, che non è male. E tre contratto con il portale. E questo conclude il mazzo. Sono 40 carte. Non gioco trappole perché, per il semplice fatto che, uno, se me le ritrovo in mano sono troppo lente e io ho bisogno di primo turno con questo deck fare un sacco di giocate, fare il campo più ciccione che posso e pregare il Dio che il turno dopo non mi distruggano. E anche perché le uniche opzioni veramente da giocare qui dentro cosa sono? I solenni, il virus, quello che se tributi un mostro con 2500 d'attacco puoi scegliere se rompere magie e trappole dalla mano, e forse il richiamo del posseduto se proprio volete giocare delle trappole qui dentro, però io non ce le vedo molto bene. Ho il contratto, il contratto con la strega mi sembra che si chiami. Poi andiamo un attimino all'extra deck. Extra deck Kashyyyk Magician. Qualche dono di voi si chiederà cosa ci fa questa carta qui dentro a rubare uno slot di extra. Kashyyyk invece serve tantissimo perché l'effetto di rimbalzare lo dovremmo usare molto spesso sui nostri mostri quando abbiamo delle mani di legno, perché può capitare che abbiamo tre mostri, non c'è modo di fare nient'altro, due li andiamo a linkare, evochiamo lei, ci rimbalziamo il terzo e il terzo può usare l'effetto che ha o come pendulum skill oppure l'effetto che ha quando viene evocato special. Magari poi fare un video a parte facendo vedere le combo, se volete vedere le combo di questo mazzo, perché ci vorrebbe almeno mezz'ora o 40 minuti di video per farvi vedere tutte le combo che si possono fare. Poi un Decode Talker, perché sennò non possiamo giocare, e ve lo dico proprio col cuore in mano, non possiamo giocare senza calare Decode di primo turno, perché quando entra bene questo deck può fare tranquillamente Decode, un Synchro e un altro mostro di extra, che sia un Xyz, un altro Synchro o qualunque ben di Dio ci può essere, e se va bene 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 sotto il decode ci può stare un DDD normale quando entra proprio da Dio questo mazzo, quindi ancora è capace di evocare tante cose nonostante il link. Poi per il mostro di fusione un Beowulf, due carissimi Genghis e speriamo che quello grosso esca presto, e una DD Dark. Come sincro abbiamo un Crystal Wing, un Ghast King Alexander, un Siegfried e un Bright Armageddon. Questa carta è epica, soprattutto contro altri mazzi che giocano Pendulum, quindi Pendulum Magician e compagnia, è veramente una rottura di palle da levare per loro. Come Xyz giochiamo Dark Armageddon e Kali Yuga. Adesso direte, ma non sono 15 carte di extra? Non sono 15 carte di extra perché a me mancano due carte da integrare qui dentro, che sono il Lodi's Pendulum Burst, quello rosso comunque, che da livello 7, che quando viene evocato vi fa evocare special un Pendulum Scale sul terreno e ovviamente va in combo con Dunking Armageddon. E mi manca la versione cicciotta di Ghast King Alexander, mi manca il livello 10 purtroppo, lo devo andare a rimediare. Quindi, per riempire gli ultimi slot che mi mancavano, ho messo un po' di filler. E quindi ho messo Caesar Ragnarok, che per tanti potrebbe fare molto schifo, ma in realtà mi piace, una win condition anche questa alternativa del mazzo.
E se non sapete cosa fa, quando viene dichiarato un attacco da questa carta, mandate al cimitero una carta contratto scuro che avete nelle zone magia e trappola. Vi potete equipaggiare a questo mostro un altro mostro che non sia quello su cui dichiara l'attacco lui, e l'attacco si somma al suo, quindi può cavare un sacco di cose problematiche dal campo. L'effetto non targhetta. Quando vi andate a rubare il mostro d'avversario non lo targettate, quindi questo pulisce da un sacco di carte problematiche che ci sono in giro nel meta di oggi. Un Caesar delle onde è un Sun Pond, la prigione del cielo, e questo va a chiudere l'extra di 15 carte. Ripeto, probabilmente dovrò tagliare due di queste per far spazio poi a Odd Eyes e al Ghast King Cicciottello, insomma. Però vi dico che anche solo così il mazzo gira da Dio, quindi cioè le metto solo per vincere di più, non è che ne ho proprio così tanto bisogno, ecco. Parlando sempre del mazzo, in linea di massima, come vi ho detto, non vi sto a far vedere le 100.000 combo che questo deck può fare, perché non mi sembra il caso, insomma, staremo qui a fare un video di 1 ora e mezza. Le linee guida generali che vi posso dare sono che nella mano iniziale, per fare qualche cosa di grosso, per avere un campo effettivamente che spacchi i culi, avete bisogno di vedere nella mano lui e Swill Slime, per forza. Cioè, loro due in mano sono le due carte che volete vedere di partenza 90% delle volte per poter fare le giocate del deck. Poi le altre tre che vi trovate a fianco, per carità. Però, se non avete un pezzo, andate a cercare l'altro. Con i contratti, oppure vi evocate Normal Keeper, il contrattino e vi date uno dei due che vi manca. Però il 90% delle giocate partono con loro due in mano, quello è un po' più forte del mazzo. Un consiglio così in linea di massima, se non l'avete mai giocato il deck, ci vuole tanto tempo per impararlo, ci vuole tanta voglia di le combo sono tantissime, ci sono un sacco di effetti che vanno una volta per turno. Tanti mostri nell'extra che possono essere evocati solo con un DDD grosso, un DDD piccolo, oppure con due DDD grandi. Quindi è facilissimo misplayare, è facilissimo fare giocate che non si possono fare. Ci vuole tempo per imparare il mazzo. Ne vale la pena? Ah, bella domanda. Il mazzo, per mio, è uno dei più divertenti che ci sono, è uno dei deck più difficili che ci sono da giocare. È un bel mazzo for fun per il momento. Ripeto, se mai capiterà che arriverà questa banlist dalla Konami e uscirà fuori che il nuovo tier 1 è Pendulum Magician, questa carta qui potrebbe dare un po' di fastidio. Vediamo se riesco a farvela mettere a fuoco. Se no, ve la metto di fianco nel video in editing. Vediamo. Riusciamo a metterla a fuoco. Andiamo, fai il bravo. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Autostrade per l'Italia, lavoriamo per voi. Non ci riusciamo, perfetto. Beh, ve la metto di fianco, dai. Comunque l'effetto è fortissimo, perché quando viene evocato come mostro, innanzitutto i tuoi mostri non possono essere targettati con gli effetti delle carte, che voi direte, beh sì, ma insomma c'è Raigeki, c'è Buco Nero, sì, è vero che c'è Raigeki e Buco Nero, ma per tutto il restante 90% degli effetti che girano negli extra o nei mostri evocati normalmente, tutti targettano, quindi avere un anti-target è favoloso. E poi il secondo effetto, che parte tutte le volte che volete, se un altro mostro viene evocato normalmente o specialmente quando questa carta è sul terreno, tranne durante la damage step, il tuo avversario, puoi far scegliere al tuo avversario un mostro pendulum che controlla. Tutti gli altri mostri che controlla al momento hanno i loro effetti negati. E se questa carta viene distrutta quando è giù come mostro, può essere messa nella zona pendulum qui sotto. E voi direte: sì, ma in pratica poi, cioè, perché dici che è così forte? L'effetto non è una volta per turno. E se riuscite ad attivarlo al momento giusto, potete bloccare un sacco l'avversario per il semplice fatto che cioè, cala un mostro e attiva solo lui l'effetto. Ha un altro mostro e l'altro è iniezione, mentre c'è l'altro sotto evocato, si attiva solo l'effetto di uno di due e così via. Quindi
può rallentare un attimino un mazzo pendulum, soprattutto per considerando che sono tutti combo, quindi è un'idea anche questa. Detto ciò, io vi saluto, vi rimando ai prossimi video del canale, che non so neanche io su cosa saranno. E niente, se vi è piaciuto il video lasciatemi un commento, un'iscrizione, un like, quello che vi pare, insomma. E alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao!